Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi ci andiamo a concedere una nuova autopsia con tanto di pubblicità subliminale. Guardate qui cosa c'è scritto, quindi più di così non riesco a farla. Adesso l'autopsia consisterà nella semplice apertura di questo oggettino che un poco a tutti frequentemente ci passa per mano e che sinceramente ritengo mai nessuno sia passato per la testa di andare ad aprire per vedere come è fatto dentro. Questo è un adattatore SD per micro SD, quindi qui vedete, lo sappiamo tutti, si inserisce la micro SD, questa qua troverà dei contatti all'interno che poi fanno corrispondere i contatti della micro SD a questi qua più grandi. Ora andiamo a scassarla letteralmente e vediamo come è fatta dentro. La scassiamo in maniera quanto più accorta e umana possibile in modo da salvaguardare quello che è per il momento l'integrità interna. Allora, vediamo di staccare, di scollare le scocche. Non ne vuole sapere, questa Samsung è fatta proprio molto 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 bene, ma noi siamo tenaci, quindi con l'aiuto del pollice opponibile ci opponiamo a questa tenacia. Guardate qua. Allora, qui inseriamo la nostra micro SD, incontra i contatti, ci sono delle piste, andiamo a ribaltare un pochino, voilà. Ecco, queste sono soltanto scocche di plastica. Benissimo, qui ci sono le nostre piste che poi vanno a distribuirsi in queste altre, quindi niente di strano, niente di arcano, quanto di più normale si potesse immaginare, ma è secondo me curioso poter vedere con i propri occhi quello che il più delle volte è molto molto ovvio, ma noi tante volte diciamo perché non funziona. A volte, ecco, perché non funziona questo adattatore, semplicemente perché ci può essere una di queste linguettine ramate che si è piegata. Quindi, per ovviare al problema, magari potremmo anche aprire, stirare un pochino le nostre linguettine in modo che il contatto risulti corretto e poi andare a riposizionare il tutto come era prima. Come era prima? Ora il problema è questo, il mio problema. Ce la facciamo a riposizionare il tutto? Si chiuderà? Non lo so, io ci provo. Beh, più o meno un pochino scassatella adesso è, però ehi, si è chiusa. Sono riuscito anche a ricomporla. Ragazzi, sono un drago. D'accordo? Io come sempre vi ringrazio per la pazienza, vi invito a buttarci un like, a iscrivervi al canale, come sempre, e poi ci becchiamo nei video che seguiranno. Ciao!